La storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sembra essere giunta alla fine. Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, solo 4 mesi fa aveva deciso di riprendere in mano la propria vita, chiedendo alla sua fidanzata Silvia Provvedi di sposarlo e lei, senza pensarci due volte dal culmine della felicità, non solo rispose subito di sì ma cominciò a parlare di voler al più presto un figlio dal suo compagno. Tuttavia qualcosa andò storto e Silvia di punto in bianco fece le valigie e tornò in fretta a Modena lasciando la casa di Milano che condivideva con il promesso sposo. La tesi più gettonata era che la rottura fosse stata causata dall'ex compagna di Corona, la showgirl Belén Rodríguez, con la quale l'uomo si fece fotografare durante un cena in un ristorante. Tuttavia sia la Rodríguez che la Provvedi smentirono tutte le voci, quest'ultima infatti spiegò che la reale causa del litigio era stata il mancato rispetto di alcune promesse da parte di Corona. La cantante del duo Le Donatella a quel tempo, diede un ultimatum al compagno, sostenendo di non volersi rovinare la vita all'età 24 anni ed accusandolo di essere eccessivamente geloso e di voler fare sempre notizia. Il tira e molla tra Corona e la Provvedi sembra essere giunto al capolinea. A far precipitare la storia d'amore questa volta sembra essere stato un presunto tradimento, Corona è stato ripreso in un video mentre si trovava in un privé di una discoteca di Ibiza in compagnia di una ragazza misteriosa. La star del duo Le Donatella ovviamente è andata su tutte le furie e durante la sua vacanza a Formentera, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, i video in questione correlandoli con frasi di hashtag. La cantante si è sentita rimpiazzata. Non ci è dato sapere con certezza se questo sarà un addio definitivo, tuttavia pare che Silvia abbia fatto uscire la sua rabbia sui social, esprimendo tutto il suo rammarico per essere stata rimpiazzata così in fretta, e pensare che la Provvedi rimase paziente anche quando, l'ormai ex compagno Corona, si riavvicinò alla showgirl e modella croata Nina Moric, ex moglie e madre di suo figlio Carlos. La fine della storia è stata confermata anche da Gabriele Partiglia, da sempre molto vicino alla coppia e buon amico di Corona, il giornalista ha infatti risposto ad una domanda su Instagram esprimendo il suo dispiacere in merito all'accaduto e sostenendo che anche se la situazione è inevitabilmente precipitata, forse le cose dovevano andare in questo modo.